Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Salve a tutti e bentrovati a questo nuovo appuntamento dedicato alla rubrica del Consiglio regionale della Toscana con le riprese di Vittorio Rossi. Vi parliamo dalla bellissima Sala Barile, dunque siamo tornati in presenza. Il Consiglio si è riunito in una unica giornata e dunque andiamo a vedere quelli che sono gli argomenti che abbiamo selezionato per voi in questa giornata nel nostro consueto sommario di apertura. Vediamo il sommario. Bene, come vediamo il piano vaccini, dunque la situazione per quanto riguarda la vaccinazione nella nostra regione è il primo argomento che abbiamo selezionato per voi oggi. Come di consueto andiamo a sentire i pareri della maggioranza e della opposizione consigliare. Sentiamo. È assolutamente la strada giusta, la Toscana si è dimostrata subito capace di affrontare questa prima fase che era complicata perché è l'inizio di una vaccinazione mai fatta con questa portata. Inoltre per le caratteristiche del vaccino, questo che stiamo inoculando dall'inizio della prima fase è quello che sappiamo della Pfizer, comunque che richiede un ciclo del freddo particolarmente complicato, sta andando tutto bene sia sulla gestione del vaccino sia sulla prenotazione da parte delle categorie che ne hanno diritto. Speriamo in breve tempo, se arrivano i vaccini come promesso, di chiudere la vaccinazione di tutta la prima fase, quindi tutti i sanitari e gli ospiti delle RSA e delle RSD. In Toscana vacciniamo anche le residenze sanitarie per i disabili. Questo permetterà già di affrontare i mesi successivi con una forte resilienza da parte del sistema sanitario. E attendiamo, speriamo presto, l'autorizzazione dell'altro vaccino, quello di AstraZeneca, che permetterà di affrontare, invece di allargare in maniera significativa, il numero di soggetti da vaccinare. Sono tante le richieste, noi chiediamo di fare meglio, di fare più veloce, di fare più vaccini e chiediamo fondamentalmente di estendere la priorità. Pensiamo agli insegnanti, pensiamo al personale scolastico, pensiamo agli studenti, pensiamo agli operatori del 118, pensiamo a tanti operatori che anche nella sanità privata lavorano nell'ambito dei territori, pensiamo alle residenze per anziani, agli operatori, pensiamo a tante categorie. Abbiamo chiesto con un atto forte che il Consiglio regionale si pronunciasse nelle prossime ore per fare in modo che tutte queste categorie potessero avere il vaccino quanto prima, partendo ovviamente anche dai professori, dalle scuole, per tenere botta rispetto a quella che è stata la riapertura. Chiediamo che allo stesso tempo, insieme a vaccini, si faccia un grande investimento culturale, sociale ed economico sulla cura. In queste ore, in questi giorni, inizia la sperimentazione sui primi malati rispetto al processo e all'utilizzo degli anticorpi monoclonali che è stato concepito a Siena in Toscana Life Science. Speriamo che il governo investa tantissimo su questa cura e quanto prima possa essere a disposizione per fare in modo di abbinare la propria attività a quella dei vaccini. La nostra posizione è una posizione che chiede chiarezza, che chiede un piano vaccinale dettagliato, un piano vaccinale che passi dal Consiglio regionale della Toscana, che possa essere letto e capito da tutti i cittadini e che non sia demandato ai dibattiti sui giornali, perché quando sentiamo assessori che replicano a notizie date dai quotidiani nazionali e replicano dicendo che l'opposizione deve stare calma e tranquilla, ci fa preoccupare. L'opposizione non sta calma e tranquilla, l'opposizione è molto preoccupata da una gestione che spesso e volentieri negli ultimi tempi appare non gestita da professionisti, che appare molto aleatoria e surreale. Quindi è bene che attenti ci stiano loro che sono chiamati a governare e non l'opposizione che sta vigilando, a volte anche vigilando non si sa bene su cosa, perché ancora questo piano vaccinale non abbiamo capito se sia quello presentato dalla Giunta o quello che le commissioni continuano a chiedere perché non hanno visto. Quindi di chiarezza ne serve e ne serve ancora tanto. A
Allora, quello che ho detto anche oggi in aula all'assessore Bezzini è che è necessaria una costante informazione di quello che viene fatto riguardo alla campagna vaccinale al Consiglio regionale, perché non a caso oggi ci sono state una notevole mole di interrogazioni al riguardo, e questo è segno di una mancanza di informazione. Ovviamente ho fatto complimenti all'assessore perché la Toscana è ai primi posti per aver usufruito di tutte le dosi di vaccino che le sono state inviate, però mi pongo anche un interrogativo che penso sia quello che si pongono in molti cittadini. Se ci vuole così tanto ad affrontare la fase 1 e 2, che riguarda solo il personale del mondo sanitario, l'RSA e gli addetti dei servizi essenziali, quanto tempo ci vorrà per vaccinare l'intera popolazione o almeno il 70% circa della popolazione di tutta la Toscana, esclusi i minori? Io ho fatto un po' di calcoli, se andiamo con questi ritmi ci vogliono 2 anni. Quindi noi dobbiamo mettere su un piano vaccinale di proporzioni straordinarie. È questo che ho chiesto oggi in aula all'assessore, perché di questo ad oggi noi non si sa assolutamente niente. Quindi è necessario assumere del personale, perché non è nemmeno pensabile ribaltare tutto il problema solo sui medici di medicina generale, perché se fanno le vaccinazioni non fanno l'assistenza sanitaria territoriale, quindi non è possibile pensare che possa ricadere tutto sulle loro spalle, anche perché spesso i laboratori e gli ambulatori dei medici di medicina generale sono piccoli, non possono entrare più di 2 persone alla volta, poi ci sono molti tempi morti. Allora, i vaccini naturalmente partono da 2 meccanismi d'azione diverse, quelle che arriveranno in Italia, e avranno una inoculazione temporalmente, quindi cronologicamente differente. Quindi per poter dare delle risposte certe, credo che non possiamo prescindere da quali saranno i vaccini a nostra disposizione, perché in questo momento abbiamo soltanto quello della Pfizer. A breve arriverà quello di Moderna, forse arriverà quello di AstraZeneca e quello della Johnson & Johnson. Quindi è ovvio che noi adesso combattiamo con le armi che abbiamo a disposizione. Naturalmente, come ha detto prima anche l'assessore, ci sono 12 hub, poi risuddivisi in 40 diciamo sottocategorie geografiche per poter fare il vaccino. Ma la vera discriminante, quello che potrà veramente abbattere le liste e potrà creare veramente un circolo virtuoso, quando i medici di famiglia potranno erogare il vaccino, perché allora a quel punto non avremo una serie di persone preposte a farlo solo negli ospedali, ma avremo quella che è la cosa migliore della sanità italiana, ma comunque praticamente un tappeto di medici che potrà capillarmente agire. Lo stato dell'arte del Covid nella nostra regione, con commenti dei consiglieri sia della maggioranza che della opposizione, ed anche in merito alla recentissima riapertura delle scuole regionali. Sentiamo. Ma devo dire che se oggi noi siamo la regione con il più basso indice di trasmissibilità, lo dobbiamo sicuramente alle azioni messe in campo dall'amministrazione regionale, ma anche e soprattutto alla responsabilità delle cittadine e dei cittadini della Toscana, che io voglio ringraziare, perché abbiamo rispettato le regole, siamo riusciti a seguire le cose che ci eravamo detti di fare: distanza, mascherine, lavarci le mani in continuazione. Però non basta, io rilancio lo stesso appello che ho fatto qualche settimana fa. Fino ad oggi i numeri ci danno ragione, perché ognuno di noi ha fatto la sua parte. I cittadini hanno fatto tanto, stanno vivendo ormai da 10 mesi in condizioni difficili, ma se vogliamo vedere la speranza, se vogliamo vedere una nuova ripartenza, da un lato noi continueremo a spingere sul piano dei vaccini,
dall'altro però vorremmo chiedere un ultimo sforzo ai cittadini, perché bisogna purtroppo arrivare ad aprile, maggio, e senza l'aiuto di ciascuno di loro tutto diventerebbe più difficile. Della speranza di poter tornare presto alla normalità, ancora mi sembra purtroppo non siamo nell'ultimo tratto del tunnel. Già il fatto che alla fine di questa galleria si intraveda della luce lascia ben sperare, le regioni in zona gialla fanno ben sperare. Oggi vediamo, leggiamo e parliamo con operatori commerciali, con lavoratori, studenti che ancora chiedono la normalità, ma che già si sentono in qualche maniera risollevati alla zona gialla. Speriamo di poter arrivare quanto prima, perlomeno, a vedere la fine del tunnel. Sì, abbiamo presentato una mozione all'attenzione della Giunta come opposizione per far sì che quello che il piano vaccinale nazionale ha previsto nella seconda fase, quindi tra qualche tempo, per noi invece deve essere affrontato subito, cioè la vaccinazione delle categorie più fragili come quelle dei disabili. Su questo la risposta dell'assessore Bezzini non ci ha soddisfatto, perché ci aspettavamo un passo diverso, una forzatura, così come è stata fatta anche in altre regioni, in particolare in Campania, affinché con uno sforzo di programmazione dei vaccini si potessero inserire appunto i disabili, i caregiver, quindi le persone che di fatto fanno parte di questo mondo così fragile e complicato. Sicuramente fare di più si poteva. Chi è che può dire di aver fatto tutto bene? Però devo dire che anche i risultati, prendendo i numeri, sono risultati efficaci rispetto alle altre regioni. Per cui abbiamo assistito poc'anzi all'assessore Bezzini, che ha dato delle cifre aggiornate a oggi stesso e dei numeri che, insomma, sono abbastanza tranquillizzanti. Certo, il Covid non si chiamerebbe pandemico se non fosse un qualche cosa che ha messo veramente a rischio la popolazione, sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista economico. Per cui per batterlo mancherà ancora del tempo. Ci vogliono ancora quelle piccole attenzioni, che tanto piccole non sono, ma che comunque sono necessarie, quindi di distanziamento sociale, i gel disinfettanti, lavarsi le mani, la mascherina e quant'altro. Gli anticorpi monoclonali potranno essere sicuramente un qualche cosa di aiuto, ma inevitabilmente sarà il vaccino quello che potrà eradicare completamente il virus, e ve lo dico da medico che ho studiato la storia della medicina, e nella storia della medicina ci sono state delle pandemie completamente eradicate dal vaccino. Una battaglia, quella con la pandemia, che prosegue ormai da quasi un anno. Dobbiamo continuare a stare attenti, ma allentare anche le maglie delle possibilità per quanto riguarda l'attuale crisi economica, e quindi dare qualche opportunità in più. Quello è quello che chiede Italia Viva, lo chiediamo perché riteniamo opportuno cercare di, da una parte, accelerare sui vaccini, investire sulla cura. Serve un investimento importante per fare in modo che la cura possa arrivare quanto prima, per fare un combinato disposto. I vaccini insieme alla cura devono essere due armi da usare insieme per tornare a una normalità. Ci siamo dati un obiettivo, quello di resistere ancora un paio di mesi, per poi dal mese di aprile magari riuscire a ripartire in una normalità che ormai le persone sembrano quasi non attendere più. Intanto un dato positivo, la riapertura delle scuole in Toscana è un segnale importante, l'abbiamo chiesto con forza. Io personalmente e il mio partito in Toscana ha fatto una battaglia importante, le scuole sono state riaperte, questo è motivo di orgoglio per la Toscana. In questo momento dobbiamo cercare di dare altri segnali di fiducia per la ripartenza economica e sociale, velocizzare i vaccini, investire molto sulla cura e consentire, diciamo, fra un paio di mesi alle persone di tornare a una sorta di normalità.
Bene, anche per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo della cortese attenzione. Insieme al nostro operatore Vittorio Rossi vi diamo appuntamento alla prossima occasione con i lavori del Consiglio regionale della Toscana. Salve a tutti e grazie. Regione Toscana, il Consiglio regionale.